Ma ancora a letto sta sti cazzo di pupazzetti sempre in mezzo. Matteo, per favore, alzati, guarda, Ma è possibile tutte le mattine la stessa storia? Avanti, dai, questa mattina attacca alle 9. Matteo, guarda, non mi fa incazzare, Matteo! Ma te fammi il piacere, leva di sta maschera, va? Mannaggia a me quando t'ho portato a vedere qui quattro a 100 celle, guarda. A capannelle, ma... Ho capito, va bene, è uguale lo stesso. La freccia, stronza! Domenica combatte il tigre. Non me ne frega niente. Mi avevi promesso... Senti! Vedi di mettere a posto la cameretta tua. Te finisci male, ecco che te prometto. Non è giusto, però. Te mi sa che te sei ammacchito. Hai deciso davvero di passare tutta la vita con sta pezza sulla capoccia? Mio, vieni a vedere l'incontro. Ma te guarda, mi ha chiamato pure la maestra Carla ieri. Vuole sapere per quale cazzo di motivo te non te levi sta maschera dalla testa. E sinceramente a sto punto lo vuole sapere tanto pure io. C'hai lo stop, te devi fermare. Un giovane gambero pensò: perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti come le rane. E mi caschi la coda se non ci riesco. Cominciò ad esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio. E i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare se si vuole. Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: e già! Ciao Matteo. Ciao. Puoi venire un momento al mio ufficio, per favore? Vieni. Che fai, il soldatino, Matteo? Siediti. Mettiti comodo. Come stai? Che c'è un gatto che ha mangiato la lingua? La mamma come sta? A casa tutto bene? Ascolta, Matteo. Mi guardi? Te lo chiedo come un favore personale. Tu non puoi più andare in giro con questa maschera, te la devi togliere. Guarda che le altre mamme sono preoccupate. Pensano che tu abbia una malattia contagiosa. Io non sono contagioso. Ma lo so, Matteo. È per questo che ti chiedo di toglierla. Tu lo sai che mi puoi dire tutto, vero? Qualsiasi cosa. Non ti devi sentire in colpa, Matteo. Non dobbiamo sentirci in colpa.
Amore, che succede? Ma perché continui a dormire qua dentro? Mannaggia a te. Che succede, amore? Calmo, calmo. Era solo un brutto sogno. Levati sta cosa. No! Amore, calmo, ci sta mamma qua. Buono. Ti giuro che mamma dorme con te stasera. Va bene? Ci dormo pure io qua, guarda. Ci dormo pure io qua. Calmo. Ma chi sei? Il fio del tigre. Sono 6 euro. Ma che svaligia? Da un parcometro, dia, reggi. Momento che aspettavamo tutti quanti. Il combattimento dei combattimenti. Da Corpiale, il mitico, di Convenzionabile, il famigerato,
merda dall'arto fanno meno paura. Di crepacuore a me. Allora tu la devi smettere così, hai capito? Non esiste più che fai queste cose a mamma. Hai capito che sono stata preoccupata tutto il tempo? Vieni qua, dammi un bacio, scemo. Prometti che non lo fai più. Prometto che non lo faccio più. Dammi un bacio. E levati sta roba da addosso che mi sembri un supereroe stupido. Purtroppo non ho molto tempo. Vieni di là che devo dire una cosa importante? No. Cosa no? Oggi non mi va. Dai, vieni di là che ne parliamo, dai. Ti ho detto di no! Zitto, Matteo, ma che sei matto? Vuoi che lo sappiano tutti? Lasciami. Matteo, lasciami. Andiamo. Lasciami. Matteo. Togli quella mano a te. Lasciami. Metti. Lasciami. Stai zitto! Matteo. Porca miseria, che botta che hai preso, eh? Non lo vuoi? Sicuro? L'acqua con le bolle? Vabbè. Mi hai fatto prendere un bello spavento, Matteo. Sì. Ma adesso stai molto meglio. Questo è l'importante. Vedi che non bisogna mai litigare?